Francesco, invece la rivista Io e gli altri e la libreria. Ma la rivista, diciamo, esprimeva e diffondeva in realtà notizie legate a questo gruppo, a questa realtà, cioè si occupava in maniera critica della realtà genovese, anche denunciando anche scandali giudiziari, scandali politici, operazioni di potere, in questo senso Ah, qui. quindi era una rivista, come dire, con un Di taglio denuncia di politica. denuncia politica e non di stampo invece didattico come l'enciclopedia. Nasceva, si occupava di questo, sì. Il gruppo che la gestiva era In il parte sì, medesimo. in parte, Ok. una buona parte sì. Si occupava anche di politica universitaria, di scuola anche, diciamo, però dentro un discorso più, non so dire, più politico, istituzionale, culturale, di società civile, si potremmo dire, ecco. Cioè cercava di dare voce, corpo, consistenza ai temi e alle notizie che la stampa quotidiana o la stampa regolare non dava, ecco, in questo Sì, quindi senso. sembrava veramente un progetto di ampio respiro, Sì, sì, partito con le enciclopedie e sì, continuato con la rivista sì, proprio un po' a sì, 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 s
esclusivamente ad un pubblico più giovane, ma in realtà veniva letto anche dagli adulti, che evidentemente venivano anche da una formazione di un altro genere, del periodo fascista, perché se uno aveva i figli negli anni 60. Della rivista. Fino a che anni è continuata? Non me lo ricordo, adesso non me lo ricordo. Però almeno fino all'inizio degli anni 80 penso di sì. Però poi anche perché poi nel frattempo avevo perso i contatti, avevamo anche cambiato attività, quindi però sì, aveva questo. E sì, poi c'era la casa editrice, la libreria, che appunto trovava la sede. Cioè più o meno nella zona corrispondente alla quale Piazza Meridiana, e offriva materiale a... cioè, in questo senso forse la libreria era più una proiezione, una continuazione dell'enciclopedia, perché poi a un certo punto hanno cominciato a pubblicare dei libretti anche, cioè l'enciclopedia ha generato dei libretti. E dicevamo prima quello della... Sì, ma anche gli altri temi, erano libretti tematici, sì, che anche questi con... Che sì, appunto, quelli si rivolgevano agli insegnanti, sì, quindi erano sì materiale per gli insegnanti, quindi poi di divulgazione. Sì, vero. Okay. E poi, non so poi se diffondesse, libri poi delle case editrici che più o meno erano omogenei all'impostazione della enciclopedia, che diciamo erano nei paraggi o attorno all'impostazione al filone dell'enciclopedia, perché poi nel frattempo un certo tipo di attività editoriale era decollata, aveva avuto anche un notevole sviluppo, diciamo un'editoria alternativa, fra virgolette. Ecco, quello che mi chiedevo era anche questo, il collettivo si era ritrovato intorno ad un editore sensibile o l'editore era stato solo il mezzo col quale... No, penso che fosse anche... Era un personaggio non facile, infatti credo che fosse anche... Io poi non avevo questo rapporto, io ero nella fase c'erano più i, non so, tipo Costantini, Calegari, io poi capivo e sentivo, poi sapevo, c'erano anche, dico, anche sulla distribuzione, sulla diffusione. La cosa che poi ha impressionato, che tutti, io mi sono chiesto, cioè, nonostante il grande successo, questo... Poi alla fine era pieno di debiti e c'era sempre questo tormentone. Perché la tiratura fra l'altro fu altissima, no, tipo 100.000 sì, copie. Sì. So che noi avevamo un contratto, credo nessuno sia mai stato pagato, ma non era questa cosa. Poi può darsi che sia, io non mi ricordo, non vorrei dire adesso che qualcuno mi sbettisce, guarda che abbiamo ricevuto, ma non credo, non mi ricordo. Se no. Però... No, va bene lo stesso, non era questo il problema. Sì, quindi cioè, diventa difficile capire se davvero era l'editore illuminato che si fosse avvalso della collaborazione. Era molto strana, molto ambigua, non so, quando diceva
non diciamo visivamente non interferiva sul taglio, sull'impostazione, come dire, guarda che non vede. Forse perché da quel mio punto di vista forse aveva capito che invece diciamo, aprivamo una porta, avevamo anche un mercato, volevo dire, certo tipo. Non so, ecco, non so quanto fosse coinvolto nell'operazione culturale, però potrei dire anche una cattiveria, ecco, perché è un po' lontano nel tempo e si sovrappongono le fai ricordi, quindi lo dico con beneficio di inventario, ecco, sostanzialmente. Okay. Però c'era. Poi non so, è vivo ancora, ma non te lo so dire. Ecco, non so chi potrebbe su queste cose qui, ma non so se vi interessa essere molto più documentati e cose sono i codici fossati, che loro sono stati in anima, in corpo, da tutti i punti di vista. Certo. E loro possono raccontare. Sì, no, è curiosa anche questa, poi magari era così, però effettivamente l'ingresso da Balbi 40 attraverso l'hotel è abbastanza, come dire, strano, perché c'erano sicuramente delle altre attività, sì, ma l'accesso era da Balbi 38 in tutto quel corpo di edificio che è attivo all'hotel vero e proprio. Invece voi accedevate all'interno dell'hotel in sale deputate nell'ammezzato, quindi è anche abbastanza curiosa questa cosa qua. Quindi sì, sarebbe interessante capire che relazioni aveva l'editore anche con la gestione dell'albergo, perché... Sì, no, come sia stato, come sia finito l'Inter. Esatto, no? Esatto. Perché da alcuni punti di vista c'è una cosa che fosse un locale che potesse costare, perché non era un locale banale rispetto forse ad altre, quindi... No, perché se l'altra era, come ricordavi tu, una compagnia aerea, poi c'erano anche delle compagnie assicurative. Compagnia di Stato belga, diciamo, di bandiera belga, era una compagnia importante. Che aveva anche soldi, aveva, era la sede, ed era la sede di emergenza nazionale, cioè della compagnia belga, ricordo. Sì, sarebbe curioso capire attraverso quale. Purtroppo questo mio amico è già mancato, che aveva questa sede, andare a rintracciare, che ha lavorato lì, era il responsabile di questa dependance della compagnia aerea. Ok, quindi la storia un po' dell'enciclopedia si chiude nel 73, appunto dicevamo c'è una riedizione poi con questa nuova editoriale che forse era lo stesso editore con il nome cambiato, eccetera. No, sicuramente collaboratori, qualcuno nuovo, ma in gran parte gli stessi. E adesso se l'avessi avuto a casa lo portavo, ce l'ho in campagna. Sì, sembra che questa... Non so se può essere, quando ci vado, la vado a prendere, magari ti sento che... Dico qualche notizia che posso ricavare anche di questa. Ma in realtà forse si tratta semplicemente di una ristampa cui avevano cambiato la copertina. No. Avevano fatto delle aggiunte, era un aggiornamento. Io so che ho fatto anche delle cose. Okay. Questo me lo ricordo, non ricordo quali, ma ho fatto. O hanno aggiunto delle cose, o ho rifatto, ero più aggiunto che rifatto. Però so che mi avevano chiesto di fare. Aveva anche un'impostazione, era molto, questa era più grossa, più consistente. E non so nemmeno graficamente, l'illustrazione che era, questo non me lo ricordo. Ah, quindi secondo te non era una ristampa, era proprio una riedizione completa. Direi di sì, adesso per darti dovrei andare. Sì. Però io me la ricordo per vari aspetti diversa, credo anche graficamente. E comunque non è stata più pensata lì all'Hotel Columbia, perché erano altri anni. No. Adesso mi ricordo dove, ma forse aveva un figlio, non aveva poi un ufficio in centro, credo forse andassimo lì. Non mi ricordo, ma mi sembra una cosa in centro. No, senz'altro. Quindi comunque la prima edizione rimane, come dire, legata all'Hotel Columbia. È discussa lì, va bene.